Prima Radio. Abbiamo in diretta Alessandro Pinto, che è uno dei curatori della mostra Palermo Panorama. Ciao Alessandro, ci sei? Sì, ci sono. Ciao, ecco, Barbara. Come va intanto? Tutto bene, nel senso, nei preparativi della mostra. Immagino. Allora, ce la racconti in breve, racconta ai nostri ascoltatori il perché devono assolutamente andare a visitare questa splendida mostra Cantieri Culturali. Si tratta intanto di una mostra che rappresenta l'ultimo segmento di un progetto che è iniziato a settembre del 2020, quindi dell'anno scorso, e che ha visto a Palermo la residenza e la presenza contemporanea di tre artisti: Timothée Cheltret, un artista francese, un pittore, Valérie Krause, una scultrice tedesca, e Carmelo Nicotra, invece, un artista di Favara. I tre, grazie al progetto promosso dal Goethe Institute, dall'Istituto Francese di Palermo e col sostegno del Fondo Liceo, hanno soggiornato qui per un mese e hanno scoperto la città di Palermo. Hanno realizzato durante la loro residenza dei lavori e che noi esponiamo adesso. Alessandro, c'è una grande ispirazione, che è il panorama Fon Palermo di Schinkel, che al suo tempo già era un avanguardista, possiamo dire, no? Sì, ci siamo ispirati proprio a quest'opera, perché quest'opera rappresenta un evento un po' strano, se vogliamo, perché nel 1806 presentare a Berlino il panorama di Palermo, e quindi unire una tecnica pittorica nuovissima, che aveva meno di 30 anni, e soprattutto la nostra città, cioè Palermo, rappresenta per noi siciliani sicuramente qualcosa di straordinario. Purtroppo rimangono solamente gli schizzi preparatori, però già degli schizzi preparatori si vede quest'idea che si ha della città, con i punti suoi più alti, e con quest'idea di rendere la città anche non solo reale, quindi attraverso i punti più alti della città, ma anche una città immaginaria, quindi una città anche della fantasia, oltre che dell'immensa varietà dell'architettura e delle sue strutture. Ed è un po' quello che avete cercato di rendere, cioè una Palermo vista dagli altri, da gente che poi non la vive al quotidiano. Un'altra domanda, Alessandro, quanto il Covid ha influito nella resa di tutto ciò? Moltissimo. Il progetto è cambia tuttora, purtroppo, in base alla situazione che stiamo vivendo. Loro hanno vissuto Palermo intanto a settembre, che si liberava dalla pressione del primo momento del lockdown, ma allo stesso tempo era una Palermo narcotizzata, un po' ferita, un po' zoppa. Loro l'hanno vissuta, forse questo, diciamo, dal punto di vista artistico è stato un momento in più di riflessione, per vedere un po' come la città si apriva più come struttura dal suo punto di vista urbanistico, che dalla vivacità che noi conosciamo ovviamente della città di Palermo. Quindi forse questo li ha spinti un po' di più alla contemplazione della città in quanto tale. Non vediamo l'ora di vedere questa visione di questi tre artisti. Possiamo dare gli orari? Intanto l'inaugurazione, certo, sarà il 19 maggio. Esattamente, la mostra aprirà il 19 maggio, che è un mercoledì. Abbiamo spostato la data dell'inaugurazione. Gli orari sono quelli pomeridiani, quindi da mercoledì al sabato, dalle 4 alle 7. Verrete accolti dai nostri collaboratori, da Blanca, da Adriano, da Serena, e loro vi faranno da guida anche in diverse lingue, se è possibile, se interessa magari a qualcuno, anche nelle diverse lingue che fanno parte del progetto. C'è anche il siciliano. Potremmo inaugurarlo anche in siciliano. Improvvisiamo il siciliano, sì. Perché no? Sì. Ma è fantastico. Allora, all'inizio ho esordito con mettere veramente in evidenza l'importanza degli istituti culturali, quindi del Goethe Institute, sì, e dell'Institut Français, che da tempo lavorano insieme in sinergia, portando Palermo al loro mondo e il loro mondo a noi. Quindi questo scambio meraviglioso attraverso l'arte e la cultura. Sì, come collaboratori, oltre ai due istituti, come collaborazione c'è anche il Verein Düsseldorf Palermo, che ospita la mostra nel Haus der Kunst, non dimentichiamo il luogo che ospita la mostra, che è pure Cantieri Culturali, e che si occupa già da 8 anni adesso, si occupa di questo scambio artistico tra la città di Düsseldorf, ovviamente le città vicine come Colonia, come Essen, e Palermo e la Sicilia. Vanta diverse collaborazioni, è attiva anche per quanto riguarda i progetti di residenza,
portando tanti artisti siciliani in Germania e artisti tedeschi qui a Palermo. Quindi diciamo, per noi è fondamentale il dialogo, è fondamentale. Certo, sempre. Allora invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a visitare la mostra di Palermo Panorama all'Austerkunst, spero di averlo pronunciato bene, ai cantieri culturali della ZIS, a partire dal 19 maggio fino al 26 giugno. Grazie per il tuo tempo, Alessandro. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, grazie a voi. Prima